Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video dove oggi vi presenterò i 6 Walter White mai visti. Ma prima di iniziare, guardate un po'. Mi piace questa maglietta con questo bellissimo rosso zecca che a me piace tantissimo. Me l'ha spedita il bravissimo Valerio Fatica, ovvero Ortolano Production, un bravissimo artista che crea delle sculture con la frutta, la verdura ed è veramente fenomenale. Vi consiglio assolutamente di dare un'occhiata a quello che fa perché wow. Io e il buon Ortolano Production abbiamo qualcosa in comune, ovvero la Macedonia. Orribile sta battuta. Torniamo a noi. I 6 Walter White mai visti. Partiamo col primo. Banalmente, questo personaggio che amiamo tantissimo l'ho proiettato nel mondo dei Simpson. Nessuno l'ha fatto. Basta aprire Google Immagini, veramente. Ce ne sono milioni di illustrazioni e fan art. Ho voluto partire, diciamo così, con quella un po' più banalotta, per arrivare poi a qualcosa di più sostanzioso, ecco. A chi piace di voi One Piece? Intendo il fumetto, sia chiaro. Forse qualcuno di voi lo saprà già, ma è uno dei miei preferiti. E la cosa più bella di questo mondo assurdo che ha creato la mente di Eiichiro Oda sono ovviamente i personaggi. Forse alcuni di voi non lo sanno, ma dubito, l'autore spesso introduce dei personaggi che sono ispirati a personaggi reali, attori, cantanti, personaggi storici che appartengono alla cultura pop giapponese. Allora, quando dovevo realizzare i 6 Walter White mai visti, mi son detto: immaginatevi se un giorno Eiichiro Oda si sveglia la mattina e dice: perché non realizzare un personaggio, magari un pirata, ispirato al personaggio di Walter White? E questo è il risultato. Magari è un potente pirata che solca i sette mari e magari ha i poteri del frutto del diavolo dei cristalli blu. È un'idea, un po' del cazzo, però va bene. Però questo è il risultato. Vi piace? Ho fatto anche la bandiera, avete visto, no? Cercato un pochino di improvvisarla. Però, carina. Il prossimo Walter White che voglio presentarvi è ispirato a una serie animata che ho visto di recente. Per essere precisi, su Netflix. Si chiama Rick e Morty. L'avete visto per caso? Quel cartone animato è assurdo, veramente. Secondo me gli autori che l'hanno scritto, quando l'hanno scritto si facevano sicuramente di roba assurda, perché veramente il cartone è fuori controllo. Ok, i due personaggi sono ispirati a Marty e a Doc di Ritorno al Futuro e sono veramente uno spasso. Ho divorato la prima stagione in una nottata e qui ho voluto realizzare Walter White proiettato nel mondo di Rick e Morty, con questo stile di disegno veramente però comunque a me piace. Il prossimo invece, forse anche qui sarò banale, forse, non lo so, dipende un pochino dallo spettatore che in questo momento mi sta guardando, perché lì dipende sempre dal pubblico come reagisce a ciò che realizzi e a ciò che proponi su YouTube. E dato che avete lo strumento per dire la vostra, cioè i commenti, sicuramente qualcuno di voi dirà: Boban, come sei banale, perché realizzare Walter White in stile Burton, ok? Ho realizzato un nostro personaggio nello stile darkettone alla Tim Burton, soprattutto quello legato ai personaggi dei film in stop motion. Sembra una di quelle bozze realizzate per poter poi sviluppare un personaggio all'interno di questi film spettacolari. Sono veramente pura opera d'arte. Mi spiace un pochino che la cultura della stop motion si va un po' a perdere, dato che oggi col digitale si fa tutto. Però abbiamo visto che qualche vampata di aria fresca ogni tanto arriva, come ad esempio Lego Movie. Ecco, quello è fatto in stop motion ed è veramente una gran figata. Comunque questo è il mio Walter White in stile Tim Burton ed è abbastanza riconoscibile. Allora, un genere di videogiochi che a me piace tantissimo sono i GDR. Sono in fissa con i vecchi Final Fantasy, quelli ancora targati Squaresoft, e non puttana Square Enix, che sicuramente mi fregherà di nuovo i soldi con questo nuovo Final Fantasy 15, però vaffanculo lo stesso, ok? Dovete andare a fare in culo lo stesso, in ogni caso, perché siete dei figli. Andiamo avanti, scusate lo sfogo. Però altri giochi di ruolo che io apprezzo tantissimo sono quelli dove devi sviluppare un determinato personaggio appartenente a una classe, mago, guerriero, barbaro, eccetera eccetera. Videogiochi ai quali devi dedicare praticamente la vita. Infatti ho ad esempio Dragon Age Inquisition piazzato lì, che devo ancora finirlo, e non so
quando riuscirò a finirlo, però succederà prima o poi. Comunque, il nostro Walter White oggi l'ho trasformato in una sorta di alchimista. Sembra uno di quei personaggi selezionabili quando devi scegliere la classe. Vuoi fare l'alchimista? Questo è il risultato, ok? Walter White, alchimista. E devo dirvi, è l'illustrazione che io apprezzo maggiormente. Per concludere, abbiamo un Walter White che avete già visto tutti. Quello disegnato in stile Boban Pesov, ok? Io vado fiero di questa illustrazione, che non è proprio un'illustrazione, perché è una vera e propria tela gigante che io ho realizzato tempo fa per un mio capitolo di disastro d'arte e lo tengo ancora, ed è una delle mie opere preferite. E quindi ho voluto di nuovo omaggiarla in questo video. Non perché non avessi voglia di disegnare il sesto personaggio, forse perché non mi veniva in mente lo stile, ma fidatevi, volevo presentare... Questi sono i 6 Walter White mai visti, e fatemi sapere qual è il vostro preferito. Walter White realizzato nel banalissimo stile dei Simpson, oppure Walter White proiettato nel mondo di One Piece? Magari preferite quello in stile Rick e Morty, oppure vi ha fatto emozionare lo stile di Burton? Sicuramente tanti apprezzeranno come me l'alchimista, e poi c'è lo stile Boban Pesov, che mi fa un po' ridere la cosa, lo stile Boban Pesov, dato che tutti e 6 sono in stile Boban Pesov, perché li ho fatti io. Però voi non avete le prove. Vabbè, non pensiamoci. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo di passare su tutti i miei contatti social. Invito tutti voi, disegnatori e non, a provare a realizzare i vostri personaggi che amate tanto, di qualche serie TV, di qualche cartone animato, e fare questi crossover, no? Buttarli completamente in un altro mondo. Provateci. E poi magari taggatemi sul mio profilo Instagram, così guardo cosa avete realizzato, ok? Per tutti coloro che sono interessati ad acquistare le mie tavole, comprese queste di questo video, vi consiglio di andare sul mio profilo selfie che trovate qua sotto in descrizione, oppure basta schiacciare questa i e vi si apre un mondo dove troverete tutti i riferimenti possibili, sia video vecchi e anche il gruppo che ha composto le musiche che utilizzo spesso nei miei video, che siete in tantissimi a chiedermelo. Basta, non chiedetemelo più, veramente. Imparate un pochino ad usare YouTube. Ci lamentiamo sempre che YouTube non ci piace per questo, non ci piace per quello, ma poi se non lo sappiamo neanche utilizzare lo strumento, intendo YouTube, cioè questa è una i, ok? La schiacciate, vi si apre un pannello, voi ci andate sopra e potete vedere cosa c'è, oppure andate in descrizione, sotto in basso c'è scritto autore musicale e c'è scritto il nome del gruppo. Non è difficile, sul serio ragazzi, non deludetemi, ok? Ok, grazie mille. Noi ci vediamo alla prossima.